mi sembra d'obbligo trattare due temi prima di iniziare le visite, perché sul gruppo Combattiamo la Leishmaniosi ho letto due cose che mi hanno fatto pensare, perché mi piacerebbe, grazie ai nostri webinar, che aveste delle informazioni per poter poi interagire col veterinario, perché io mi metto dalla parte del collega, la malattia è difficile, mi metto dalla parte del collega, l'università ci dà poco, mi metto dalla parte del collega, non c'è tempo di studiare, però qualcosa la potete portare voi al veterinario. Ferro e anemia. C'è un nostro amico che ha scritto che c'è il cane col ferro basso. Ragazzi, il ferro basso è segno di infiammazione cronica, non è segno di carenza di ferro, ok? Ci potrebbe stare la carenza di ferro, ma in quel caso avremmo un tipo particolare di anemia. Questo cane, questo tipo particolare di anemia ce l'ha. Ora vi sfido a andare su Google, carenza di ferro, anemia, caratteristiche dell'anemia. Ha una caratteristica particolare. Guardate le analisi, andate dal collega e dite: il mio cane che ha ferro basso ha questa anemia? Perché se non ce l'ha, il ferro basso è solo segno che c'è un'infiammazione. E voi sapete che la leishmania è una malattia cronica che dà infiammazione cronica. Infatti, se tu hai un soggetto che ha sindromi riferibili alla leishmania, ma non certi, ha il ferro basso, devi fargli gli esami per la leishmania. Non è che gli tratti la carenza di ferro. Secondo aspetto, il cane con leishmania deve fare una dieta a basso tenore proteico? Punto interrogativo. No, il cane è un piccolo lupo, un piccolo dingo e un piccolo carnivoro, piccolo perché il leone pesa 250 kg, il cane più grande ne pesa 75, è un piccolo carnivoro, ha un bisogno proteico enorme, cioè lui avrebbe bisogno di proteine. Gli diamo i carboidrati perché le proteine costano tanto, perché il mio Cesarone, quel cane enorme che vedete nei video, quella là di 75 kg, cucciolone, se gli faccio una dieta a base di sola carne, facciamoci due conti, consumerà 3000 calorie, una bistecca, 100 grammi di bistecca hanno 60 calorie senza grasso, cioè ragazzi, arrivare a 3000 con 1 kg siamo a 600, con 10 kg siamo a 6000, 5 kg di carne al giorno, paghiamola poco a 5 euro, sono 25 euro al giorno per mantenerlo, quindi gli diamo i carboidrati per ridurre la spesa economica, ma il pincerino, il barboncino, il pastore tedesco di 25 kg comunque hanno fabbisogno di carne con tutto il grasso, fate conto una pancetta di maiale sui 360 grammi al giorno a 5 euro al chilo, meno dei croccantini. Però dovete immaginare che il corpo lavora con gli amminoacidi e gli amminoacidi sono tutti diversi a seconda di quello che tu stai introducendo. Il carnivoro puro, nato per milioni di anni come carnivoro puro, poi noi l'abbiamo portato nelle nostre case modificandone l'aspetto. Non va a sintetizzarsi quegli amminoacidi che troverebbe nella carne, quindi quando non glielo date va in carenza e si sviluppa l'anemia, a maggior ragione se ci sono perdite renali. Ora, chi ha seguito il webinar non lo so, commentate una cosina, magari mercoledì scegliamo un argomentino, mi farebbe piacere che arrivaste dal vostro veterinario quando succede il problema, quando avete il problema, con le idee chiare, gliele trasmettete. E se c'è da dirgli, secondo me non è così, glielo dite. Un bacio, ciao!